Finestre per cucina. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi ti voglio parlare di questa domanda che viene fatta spesso nella cucina, perché abbiamo sempre il problema delle finestre davanti al lavabo, quindi col rubinetto che dà fastidio e impedisce l'apertura. È vero che ci sono anche dei rubinetti estraibili, però a molti non piacciono, alcuni dicono che hanno anche dei problemi nel tempo di perdite, ecco. Quindi qual è la finestra migliore da fare in questi casi? Ora, quando è possibile, quando l'infisso merita, ad esempio quando io ho un taglio di luce sviluppato in orizzontale, quindi qualcosa che ne so, 1,5 m, 2 m per 50, 70 cm, lì merita una finestra fissa. Vetro blindato, senza niente esternamente, tanto non c'è bisogno di fare buio, tanto se è bassa l'irraggiamento solare è relativo. L'importante è avere un altro punto luce, soprattutto un altro punto areazione dove cambiare aria, anche per legge, e avere una cappa che lavora bene, cioè praticamente che lavora, che porta tutto il vapore acqueo esterno alla casa, non una cappa a carboni attivi che non fa niente tranne che per un po' all'inizio di nascondere gli odori. Ecco, se invece hai bisogno di fare un'apertura, la seconda classificata che ti consiglio è un'apertura o a sporgere. O a vasista, perdon, verso l'interno in modo da mantenere l'unica vetrata. Questo lo puoi fare quando magari la cucina è piano terra, quindi puoi andare di fuori e pulire il vetro, perché se fosse già un piano primo, piano secondo e di fuori non riesci ad andare, questa soluzione rende un po' difficile la pulizia del vetro esterna. Oppure potresti scegliere di fare un'apertura a sporgere verso l'esterno, anche questo ti consente di mantenere l'effetto di un vetro intero di grandi dimensioni, è un effetto molto bello in cucina, insomma. Poi l'altra possibilità è fare comunque una doppia apertura ad alta ribalta, quando ad esempio c'è il rubinetto che non impedisce l'apertura, quando hai il rubinetto che può essere estraibile, così nella maggior parte dei casi la puoi tenere a vasistas che non ti impedisce di lavorare nel piano lavoro o nel lavabo. Negli altri casi, quando devi pulire il vetro, la puoi aprire ad alta. Scorrevole te la consiglio solo se è veramente grande, perché comunque gli scorrevoli sono un pochettino più grandi come dimensioni di profili, e poi anche lì rimane la difficoltà della pulizia del vetro, perché una parte del vetro andando dietro l'altra anta non riusciresti a pulirla, ecco. Un'altra soluzione molto molto bella è quella di fare un bilico, quindi una finestra incenerata orizzontalmente, che si va una parte, quella sotto va verso l'esterno e quella sopra verso l'interno. Puoi anche girarla completamente per pulire il vetro. Questa è una delle soluzioni più belle, anche questa ha profili un pochettino più grandi, diciamo, di un'anta battente normale, quindi merita quando la dimensione è veramente grande. Ecco, poi mi viene chiesto spesso le finestre, quelle saliscende e ghigliottina. Io quelli non te le consiglio perché in Italia è una tecnologia che è stata sviluppata poco, quindi trovi poche cose sul mercato e con prestazioni molto molto basse, e ad oggi le prestazioni che servono a delle finestre, sia in nuova costruzione ma soprattutto in ristrutturazione, ecobonus e superbonus, vengono chiesti dei valori che difficilmente potrai ottenere con una finestra sali e scendi, la cosiddetta finestra alla francese, la ghigliottina. Se stai acquistando le tue nuove finestre della cucina e per tutto il resto della casa e hai ancora dubbi sui tipi di aperture, su quale preventivo scegliere, sul tipo di vetri e sulla posa in opera, puoi avvalerti del servizio di consulenza con Sistema Bisacchi, dove ti potrò aiutare tranquillamente a scegliere quali sono le soluzioni migliori senza nessun conflitto di interesse, perché in quel caso sarò solamente il tuo consulente. Magari abiti in delle zone d'Italia dove non ti possiamo servire direttamente come Bisacchi, perché anche se siamo grandi facciamo principalmente la zona qui della Romagna, e in tutti quei casi puoi avvalerti di questo servizio di consulenza al quale ho dedicato 4 ore sabato pomeriggio. Se vuoi saperne di più, vai su www.blogbisacchi.it e prenota la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!